Siamo alla macrocategoria HR con il premio Direttore HR dell'anno Soluzioni Packaging. Andiamo a leggere la motivazione che è riferita a questo riconoscimento. Per la lungimiranza e l'impegno nella redazione del nuovo patto sociale del dicembre 2019, siglato con le host territoriali, risultato talmente innovativo nell'ottica del well-being che è stato ripreso dal rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria del settore per la valorizzazione delle risorse e il focus sulla qualità. Il premio va a Luca Battistini, CAP Plast. Che è il direttore delle risorse umane e organizzazione. Luca, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Complimenti, Grazie. complimenti, mi fa molto piacere parlare con lei, le chiedo subito un commento. Un commento a caldo è difficile a farsi, ma è anche contestualmente facile, perché fondamentalmente non abbiamo fatto altro che fare una somma di tutte quelle buone prassi, di quelle consuetudini che già erano presenti all'interno degli stabilimenti produttivi, dandogli una forma, dandogli una sostanza, una declinazione coerente soprattutto, in maniera tale che andiamo a progettare quello che sarà il futuro tenuto conto del passato. Ecco, passato, presente e futuro credo che in questo periodo storico si colleghino sempre di più, quindi insomma a partire da quello che sta succedendo e anche a partire da quello che abbiamo letto nella motivazione, la valorizzazione soprattutto delle risorse, il focus sulla qualità, come procedere verso il futuro? Abbiamo cercato di partire dal concetto della condivisione, cioè fondamentalmente siamo tutti parte integrante di un unico sistema produttivo dove ognuno di noi vi partecipa per un quid. Conseguentemente la valorizzazione delle persone nella alternanza del proprio ciclo lavorativo all'interno dell'azienda, ma anche e soprattutto all'interno del proprio nucleo familiare, è finalizzato a favorire sempre di più questa alternanza, riuscendo poi conseguentemente a ripercuotersi in maniera positiva e più efficiente ed efficace anche sul ciclo produttivo stesso. Da qui la necessità del collegamento con tutte quelle che sono le procedure legate all'ISO, non solo 9001, ma anche le implementazioni che stiamo studiando in termini di ISO 45001 e 14001, sia sulla sicurezza sul lavoro che ovviamente sull'ambiente. Quello che siamo andati a creare è quindi il primo tassello importante nell'ambito delle relazioni industriali, finalizzato a una sorta di rinascimento delle stesse, se mi vuoi consentire il termine di ritorno medicinale. Assolutamente. Insomma, quindi guardare sempre oltre, non, oltre l'ostacolo, mettiamola così. Oltre l'ostacolo, ora non volevo usare un payoff che andava di moda qualche anno fa, no? Dove si diceva in diversi eventi, siti, che le persone sono al centro, ma effettivamente in CAP così lo è, ma non lo è da 2 anni a questa parte, lo è da 40 anni. Esatto, sì, esatto, bisogna solo, diciamo, evolversi, visto che abbiamo letto anche il vostro approccio innovativo e guardare sempre con la giusta osservazione gli eventi che, insomma, abbiamo davanti. Corretto? Primo Ok, passo. esatto, esattamente. Allora, grazie Luca Battistini, CAP Plast, per questo premio, per questo riconoscimento. Complimenti a tutto il team e a presto. Grazie a voi, grazie. Grazie.